Dalla Puglia arriva uno studio molto interessante sulla correlazione tra invecchiamento e ipoacusia. Ne parliamo con il professor Quaranta, che è direttore della clinica otorinolaringoiatrica di Bari e che ha coordinato insieme all'ingegner Sardone questo lavoro. Di cosa si tratta esattamente e su quali basi poggia il vostro lavoro? Sì, il lavoro è iniziato, questo studio è iniziato ormai circa 6 anni fa a Castellana Grotte, che è un paese in provincia di Bari, e fondamentalmente è nato per studiare le correlazioni esistenti tra la perdita uditiva e il deficit cognitivo. In realtà questo studio, con lo studio di popolazione, valuta non solo la correlazione tra deficit cognitivo e perdita uditiva, ma valuta anche molti altri parametri, sia degli organi di senso, quindi come per esempio la vista e le abilità visive del soggetto, ma anche altri fattori come per esempio l'assunzione di farmaci che i pazienti hanno, la dieta che seguono, così come anche una serie di parametri geriatrici. La base scientifica nasce da una serie di studi che sono stati fatti negli anni 90 e nel 2000, che hanno identificato una correlazione tra perdita uditiva e deficit cognitivo, anche se in realtà questi studi non ci dicono i meccanismi e il motivo per cui questo si verifica. Per cui il nostro studio mira e fondamentalmente continua a valutare tutti questi parametri proprio per cercare eventuali correlazioni che, come adesso sentiremo, sono state identificate, e per cercare anche di capire quelli che sono i meccanismi alla base di questa correlazione in funzione di un eventuale trattamento, perché il problema principale che nel mondo fondamentalmente si ha è che il deficit cognitivo è una problematica che non ha trattamento, non ha trattamento medico, e di conseguenza anche gli specialisti neurologi che si occupano di questo problema stanno cercando dei meccanismi, dei trattamenti, delle terapie che possano in qualche modo rallentare il deficit e l'evoluzione del deficit. Con lei c'è l'ingegnere Rodolfo Saldone, che è un audiometrista ed ha coordinato anche dal punto di vista tecnico probabilmente questo genere di lavoro. Sì, allora i risultati dello studio sono particolarmente interessanti perché abbiamo suddiviso le componenti del deficit uditivo in componenti periferiche, quindi presbiacusia periferica, e componenti centrali, quindi presbiacusia centrale. Presbiacusia centrale è particolare perché avviene un deficit che avviene in assenza di un deficit uditivo periferico, quindi con una soglia audiometrica sostanzialmente normale. Abbiamo visto come questi due particolari deficit uditivo si associno con il deficit cognitivo. Abbiamo riscontrato su una popolazione di circa 2.387 soggetti residenti over 65 residenti a Castellana Grotte, abbiamo associato che il deficit uditivo centrale è molto associato alle fasi iniziali del declino cognitivo, la fase iniziale nota come mild cognitive impairment, declino cognitivo lieve, che in realtà è un declino cognitivo non evidente, impossibile da diagnosticare senza strumenti neuropsicologici adeguati, e che precede a volte di 10, anche 15 anni poi l'esordio della demenza di Alzheimer. Quindi strutturare questo tipo di studio ci aiuta a identificare due fattori di rischio, il deficit uditivo periferico e il deficit uditivo centrale, e appunto a prevenirli in una, con una metodologia molto molto precoce, in maniera tale da non trovarci più in una diagnosi di demenza conclamata che, come abbiamo mostrato prima durante la relazione, è una diagnosi tardiva e soprattutto senza terapie farmacologiche. Dalla presentazione è emerso che avete riscontrato anche dell'interesse anche da parte di colleghi esteri sui vostri risultati. Cosa vi aspettate, e anche dal punto di vista dell'applicazione clinica eventualmente? Qual è il genere di prospettiva che state perseguendo? Sì, questo studio, diciamo che è uno studio di popolazione che rientra nell'ambito di una linea di ricerca a cui partecipano colleghi esteri. Diciamo, come gli studi di popolazione nel mondo ce ne sono pochi, il nostro è uno dei pochi, dei 4-5 studi che valutano questo argomento in particolare. E come vi dirà adesso l'ingegnere, l'interesse particolare è nato, e la collaborazione è nata, con lo studio Framingham, che è uno studio americano col quale abbiamo iniziato a collaborare e con il quale stiamo iniziando a riunire i risultati, proprio perché diciamo, solo unendo le forze e solo unendo il numero di casi sarà possibile, diciamo, arrivare a dei risultati più robusti e più scientificamente importanti.
In sì. generale l'audiometria quale peso ha nell'analisi di parametri? L'audiometria è sostanzialmente il metodo, l'unico metodo col quale si può valutare un deficit uditivo. Di conseguenza, quando si parla di deficit uditivo si parla di audiometria e di conseguenza anche di tutte le figure che ruotano attorno all'audiologia e all'audiometria, audiologia diagnostica, che sono appunto dall'audiologo, l'otorino, l'audiometrista e l'audioprotesista. Naturalmente noi osserviamo nella popolazione tutto l'iter legato al deficit uditivo, che parte appunto da una diagnosi ma arriva anche alla riabilitazione. Naturalmente noi non ci occupiamo di riabilitazione perché è uno studio osservazionale che valuta la storia naturale del deficit, ma ha delle implicazioni pratiche poi nella precocità della riabilitazione protesica, che potrebbe essere ad esempio uno dei fattori rimedianti e ostacolanti al declino cognitivo.